tutti coloro che snobbano l'Eurocup di calcio non ne capiscono assolutamente nulla, perché in Eurocup giungono due squadre dall'elevato tasso tecnico-tattico, ma che però hanno subito dei intoppi durante l'arco della stagione, che pertanto sono giunte giù in classifica e dunque ci si aspetta un ottimo calcio. Buonasera a tutti i gentili telespettatori da parte di Francesco Patti, pronto a raccontarvi questa finalissima di Eurocup valida per la quinta edizione del torneo Leo Soccer tra Ultimate Team e Caricature, due squadre che hanno perso al ritorno in semifinale ma che in virtù di un'ottima andata sono giunte oggi a disputare questa finalissima. Diamo lettura insieme di ambedue le formazioni. Per quanto concerne l'Ultimate Team, in porta va Floresta, coadiuvato dal terzetto difensivo composto da Florio, Alessi e Bancole. Al centrocampo Massimino insieme a Imperizieri e Musumarra, per l'unica punta Volpe, pronta a subentrare dalla panchina Leo Romeo. Le Caricature rispondono con Urzi tra i pali, in difesa Rosario Spina insieme a Mirko Romeo e Amore. Al centrocampo il trio composto da Cozza, Aleo e Francesco Spina, a supporto di Bomber Buemi. In panchina capitani Palomeni e Giordano. Musumaga imbeccata per Volpe, guardate la palla carambola sui piedi di Bancole, contrastato da Massimino. I due non si intendono, ma al decimo minuto l'Ultimate Team davvero che crimina contro la dea bendata. Bello il sinistro di Imperizieri che si schianta però sul palo, sfortunata l'Ultimate Team. A questo punto si fa viva le Caricature con il colpo di testa di Francesco Spina, vola Floresta, è il primo tentativo dei blu di Impalomeni che poco dopo ci riprovano con il destro di Gabriele Amore che non dà esito fruttuoso, fin quando al terzo tentativo le Caricature passano in vantaggio al sedicesimo minuto, imbeccata vincente di Cozza per la testa di Gabriele Amore. 1-0 per le Caricature, gran cross pennellato di Cozza per un Gabriele Amore abbandonato completamente dalla difesa avversaria. 1-0 caricature che si rifanno sotto nella fine del primo tempo con un pimpante Spina destro che non dà esito fruttuoso. Finisce dunque 1-0 questa prima porzione di match con l'Ultimate Team che certamente avrebbe meritato di più se non fosse stato per il palo e per la bravura della difesa avversaria. Dunque ci si aspetta che gli arancioni di Floresta and Company si facciano vivi dalle parti appunto della difesa avversaria, e infatti dopo due minuti Massimino pettina
la traversa e dunque crea subito un grattacapo. Le caricature però rispondono con il sinistro poderoso di Cozza. Guardate, salva Capitan Impalomeni, clamoroso. Ci prova l'ultimate team con Volpe per Massimino, salva, eccellente qui il salvataggio di Mirko Romeo. Riparte in contropiede la squadra del blu di Impalomeni, che qui, guardate, ci cisca troppo, perde l'attimo, bravo Floresta a chiudere lo specchio della porta al capitano avversario. Ultimate team è davvero una bellissima partita, palo, secondo palo di quest'ultimate team, davvero sfortunata. Fin quando però al 17° minuto, guardate, giocoliere Massimino pareggia i conti con una giocata da maestro. È sempre un piacere vedere giocare questo giocatore, uno tra i migliori centrocampisti dell'intera competizione. Guardate, tutto in palleggio, supera Romeo, supera Giordano, tutto in palleggio, e poi col destro che non è il suo piede fulmina Urzi. Che gran giocatore, chapeau per Marco Massimino. 1-1, davvero una partita bellissima, un pareggio che ci sta a tutto, con le caricature che all'ultimo istante si riversano in avanti con Rosario Spina che ci prova più volte, palla flipperata, cerca di ripartire, poi Musumaga non si passa dalla retroguardia, e allora è l'ultimo sussulto, perché finisce ai calci di rigore. Dunque sarà la famigerata lotteria dei calci di rigore a decretare questa vincitrice dell'Eurocup di questa quinta edizione del torneo Leo Soccer. Una partita davvero molto bella, sbaglia subito Gabriele Amore su calcio di rigore, dunque l'ultimate team passa subito in vantaggio al primo tentativo con Florio che trafigge Urzi. Si va avanti così fino quasi alla fine, Impalomeni spiazza alla grande Floresta, ma l'ultimate team con Giovanni Alessi non sbaglia, botta centrale, schioppettata centrale, e Urzi è battuto, ancora minimo vantaggio dell'ultimate team, ci prova Leo, ci riesce, Floresta spiazzato, ma l'ultimate team non ha alcuna intenzione di sbagliare, bravo Impellizzeri a fulminare, a trafiggere Urzi. Caricature con Romeo, grande rigorista, Romeo ci prova alla grande, riesce a beffare Floresta, ma al quarto tentativo, guardate, l'ultimate team sbaglia con Vancore, dunque parità alla penultima occasione, ma guardate cosa accade, Cozza segna per le caricature, mentre incredibilmente Massimino si fa ipnotizzare da un eccezionale Urzi che con una mano regala la vittoria ai suoi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, da Francesco Patti è tutto, arrivederci alla prossima edizione. Buonasera a tutti, sono qui con il presidente Dario Mori di questa caricatura che vince questa Eurocup valida per la quinta edizione del torneo Leo Soccer. Una gioia, almeno arriva Dario Mori sempre presente, un Dario Mori che non molla mai, un Dario Mori che dà sempre il supporto soprattutto psicologico ai suoi quando soprattutto qualcuno perde la giusta meta. E allora Dario Mori, credo che comunque una vittoria giunta ai rigori, una vittoria che ti soddisfa. Sì, sono molto contento, sono molto soddisfatto della prestazione di tutti i ragazzi, soprattutto perché l'anno scorso abbiamo fatto una mezza brutta figura perdendo la finale sempre dell'Eurocup, e quest'anno siamo arrivati in finale, l'abbiamo vinta, sono contento. È una squadra questa qui che partecipa da quinta edizione, ragazzi splendidi, hai portato qualcuno, qualche giovincello che potesse dare maggiore energia alla squadra, una squadra che però ultimamente non si è classificata in Champions. Cosa manca a queste caricature per giungere nell'Olimpo della competizione? No, vabbè, la palla è rotonda come si dice, no? Quindi si vince, si perdono partite, si vincono partite difficili, si perdono partite che sulla carta sono molto più facili. Vediamo se l'anno prossimo ci riusciremo, tutto qua. Io te lo auguro, grazie Dario Mori, grazie sempre a te per la simpatia, l'educazione, la serietà di Dario Mori. Ci do la parola a Mirko Romeo, eccezionale in fase di chiusure. Grazie. Ti sognerà la notte Riccardo Urzi e tu sognerai lui una volta aver parato i rigori. Che coppia vincente, che coppia difensiva la vostra, avete tenuto bene di fronte a un avversario che comunque è molto più giovane di voi. Assolutamente, diciamo... Il tema del torneo è stato proprio questo, noi vecchietti, anche se non mi ci sento mai, non mi ci sentirò mai contro tanti team di giovani, oggi siamo stati fantastici, abbiamo avuto quella continuità fino all'ultimo minuto che tante volte ci è venuta a mancare,
facendosi recuperare tanti match che potevano portarci alla zona Champions League, come detto prima il presidente. Peccato, però abbiamo vinto questa Europa League, siamo felicissimi, sono contento delle mie prestazioni, di quella della squadra, e la dedico a mio figlio Riccardo. Esattamente, grazie, grazie Mirko Romeo, bellissime parole, grazie davvero di cuore, grazie per essere qui a Riccardo Urzì, anche grazie. Lui della vecchia guardia. Grazie a te, sopra. Grazie a te e a voi. Organizzi questi tornei che sono fantastici. Io ti ringrazio, grazie Riccardo, lo faccio con piacere per voi che lo meritate. Noi lo facciamo con piacere di parteciparvi, perché questi sono l'esempio di quello del calcio vero, di quello che dovrebbe effettivamente essere il calcio vero nell'Interland catanese. Grazie, grazie Riccardo Urzì, facciamo una cernita e cerchiamo sempre gli uomini migliori come voi, dentro e fuori dal campo. Riccardo Urzì, ci mancherebbe, Riccardo Urzì. Mattatore con i suoi guanti nei calci di rigore, ne hai parati due consecutivi. A quel punto hai regalato le vittorie tue. Io sono contento, però dedico la mia vittoria a mio figlio che è nato adesso, Lorenzo. Ti amo, ti voglio tanto bene, e alla mia squadra che ha creduto in me. È una vittoria, penso che si vince e si conquista tutti insieme. Io ho avuto la fortuna, perché la lotteria dei rigori c'è anche un po' di fortuna, oltre che di intuizione, di parare quei due rigori. Però, ripeto, la dedico alla mia squadra, che è stata fortissima anche nei momenti difficili, perché questa partita è stata un po' difficile. Quelli andavano a 200 all'ora. Il tempo passa, Ciccio, purtroppo, e a mio figlio Lorenzo, e a mia moglie Paola, scusa. Esattamente, la tua bella famiglia, io ti ringrazio con questo sentimentalismo, grazie, questa passione di Riccardo Urzì, io vi saluto, grazie per essere stati con noi, grazie all'Ultimate Team che ha ceduto le armi con onore, da Francesco Potte è tutto, grazie e arrivederci, alla prossima edizione.